il giorno della presentazione del nuovo allenatore Andrea Sussi, aretino doc, cresciuto calcisticamente con la maglia amaranta addosso. Allora, prima domanda, quanta emozione c'è in questo momento? Ma tanta emozione, sedere nella macchina Arezzo è un onore, devo riuscire a dividere la parte emotiva dalla parte professionale. Andrea, metti un momento. È un bel compito quello che ti sei preso da oggi. L'Arezzo ovviamente è chiamato a vincere il campionato, 5 punti di distacco, secondo te cosa significano? 5 punti di distacco non sono tanti, viste le partite che mancano ancora, è sicuramente una bella responsabilità, ma me l'assumo. Nella mia vita mi sono sempre preso responsabilità e ho cercato di portarla a termine e farò così anche ora. Ecco, dal punto di vista tecnico, che giudizio dai di questa squadra? Sicuramente per la categoria ha dei valori tecnici superiori, ma oggi, purtroppo nel calcio di oggi, i valori tecnici non bastano, c'è di mezzo anche la corsa. Ecco, avete già parlato con la società di qualche correttivo? No, per ora no, anche se il mercato ha le porte, ma il mio pensiero principale ora è riuscire a far capire ai ragazzi cosa voglio da loro. Questo è il primo obiettivo mio. Ecco, parti da un match molto difficile, quello di Poggi Bonzi, quindi troverai fra l'altro in panchina un altro aretino doc. Sì, Poggi Bonzi ha 2 punti sotto noi, quindi sarà una battaglia, però credo che al Poggi Bonzi ora ci penseremo a fine settimana, perché ora ti ripeto che il mio pensiero che ho in testa è quello di far capire ai ragazzi il prima possibile le linee guida che voglio che seguino in partita. Ecco, c'è anche da intervenire dal punto di vista psicologico, 2 espulsioni dirette negli ultimi 3 match, insomma, visto. E questo perché la voglia, specialmente degli under, e la pressione di vincere per forza alle volte ti porta ad azzerare l'ossigeno in testa. Invece un grande allenatore mi ha sempre insegnato testa e gambe. Cioè le gambe vengono governate a testa. Se hai gambe, viene fuori un casino. In bocca al lupo e forza adesso. Crepi sempre.